Cittadini Sostenibili è un gruppo nato a Genova nel 2017 e diventato associazione formalmente costituita a inizio di quest'anno, il 2020. Siamo un progetto nato a Genova che mira a diffondere gli obiettivi della sostenibilità, così come presenti nel programma delle Nazioni Unite al 2030, anche sul territorio. La nostra associazione è composta da un coordinamento, che siamo 8 soci fondatori, quindi quelli che abbiamo avuto l'idea. Siamo arrivati più o meno a una quarantina tra soci e volontari. Lavoriamo certamente sui 17 obiettivi per la sostenibilità al 2030 e lo facciamo scegliendo ogni anno le campagne su cui spenderci. Per il 2020 abbiamo scelto di lavorare in particolare sulla finanza etica. Valorizziamo molto quelli che sono report come Banche Armate, curato da 3 riviste. E riguarda le banche che in Italia finanziano l'import, l'export o le transazioni di armamenti, oppure anche il report Finanza Fossile. Valorizziamo quindi le informazioni su banche e assicurazioni che finanziano in modo diretto, con prestiti o investimenti, petrolio, gas o carbone. Per questa campagna noi giriamo associazioni, enti pubblici e sensibilizziamo, facciamo promozione. Ci occupiamo anche di altre campagne in città, in particolare per quanto riguarda la mobilità sostenibile, economia circolare e riciclo virtuoso. Abbiamo già aperto noi un terzo di tutti i punti in città presenti, per esempio per il recupero di scarpe sportive usate, che sono diventate pavimentazione soffice per parchi anticaduta per bambini. Genova ha già 5 di questi parchi attivi che sono stati regalati, quindi abbiamo salvato materiale da discarica e incenerimento. E infine direi uniamo i puntini, questo è un po' il nostro motto, e mappiamo le realtà virtuose locali. Questo perché le persone possono fare scelte virtuose se sanno dove e come farle. Alcune persone non sanno che cosa vuol dire scegliere una banca virtuosa, un fornitore di energia elettrica, un negozio che venda sfuso, un'assicurazione etica e così via. Nella nostra mappatura ci sono diversi suggerimenti, alcuni vanno dal negozio di quartiere che vende magari frutta e verdura locali, a magari invece consigli su come sostituire alcuni oggetti di uso quotidiano, per esempio le capsule del caffè. Tra i nostri negozi amici c'è anche per esempio Kilo, che abbiamo visitato, che è una sfuseria qua nel centro storico di Genova. Ho cominciato questo progetto per me stessa, per eliminare la plastica, sacchetti piuttosto che bottiglie, bottigliette, tutto ciò che verte, anche la spesa, tutto ciò ho cercato di toglierlo. Poi ho visto che non ci sono molte sfuserie in giro, gli ho detto ma perché non provare, ho cominciato a cercare i vari fornitori, poi mi ha preso così tanto la cosa, mi sono fatta trasportare, è stato bellissimo, ho detto vabbè provo e da lì... La nostra mappatura, poi è presente anche la realtà che ci sta ospitando per questa intervista, che sono i Giardini Luzzati. È un progetto di rigenerazione urbana nato 8 anni fa e noi ci occupiamo, appunto essendo un progetto di rigenerazione urbana, di utilizzare gli spazi e di ridarli in qualche modo alla cittadinanza. Giardini Luzzati, prima dell'arrivo della cooperativa Ceste, era uno spazio di microcriminalità, era uno spazio abbandonato un po' a se stesso. E questa è la nostra piazza principale dove si svolgono attività per bambini, dove siamo soliti fare concerti. Questo spazio è multifunzionale, noi abbiamo in gestione il campetto da calcio, qui sopra c'è la parte degli orti urbani, c'è un progetto sugli orti di recupero al quale partecipa sia la CGL sia un gruppo di ragazzi rifugiati e ci aiutano molto nella cura, la gestione e la manutenzione degli spazi. Spesso e volentieri noi, proprio lavorando per campagne, identifichiamo degli interlocutori e cerchiamo di fare delle richieste molto precise, cioè di essere noi a portare delle richieste che portino consapevolezza. Quindi stiamo andando
a portare il cambiamento in casa altrui senza aspettare che lentamente e spontaneamente cresca. Crediamo che, soprattutto dal punto di vista climatico, l'emergenza in cui ci troviamo non ci consenta di attendere, aspettare una crescita naturale, ma che davvero adesso bisogna spingere il piede sull'acceleratore per questa transizione, davvero impegnarsi e battersi per questo con professionalità, competenza, ma anche con convinzione. L'Italia che cambia per me sono le persone. Poche persone, però, che con consapevolezza, coi metodi, con gli strumenti e con professionalità cercano di indirizzare questo cambiamento anziché aspettarlo. L'Italia che cambia per me è che quelle persone si mettano in rete tra di loro, cioè si diano forza, ma un forte sostegno. Avere una consapevolezza dello stare insieme, dell'essere comunità e di poter crescere e migliorarci. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.